Quest'opera, chiamata anche Assunta Passerini, vede la committente Margherita Passerini inginocchiata nella parte bassa del dipinto a fianco di San Nicola che guarda verso di noi. Andrea lo dipinse seguendo la volontà testamentaria di Margherita, madre del cardinale Silvio Passerini, vescovo di Cortona. Nel 1639 l'opera fu acquistata dal granduca Ferdinando II, entrando nella collezione a Palazzo Pitti. Questa composizione è indicata anche come lo sposalizio di Santa Caterina, perché Gesù bambino infila l'anello nuziale al dito di Santa Caterina da Siena, inginocchiata. Intorno al gruppo centrale troviamo ben 14 santi, non tutti chiaramente identificati, ma venerati dall'ordine domenicano. Infatti l'opera fu dipinta per la chiesa del convento domenicano a cui apparteneva il frate pittore. Quest'opera, nota anche come Pala Dei, è protagonista accanto ad altre tre pale d'altare della Sala dell'Iliade qui a Palazzo Pitti. Le pale, affiancate da una serie di dipinti di minori dimensioni, offrono una bella sintesi del Rinascimento fiorentino, allestimento che tra l'altro è stato ripristinato pochi anni fa. Tre personaggi riuniti attorno a uno spartito. Forse rappresentano le tre età dell'uomo. Un capolavoro straordinario, consumato da vecchie puliture ma ancora magistrale nello stile e commovente nell'umanità delle tre figure. La critica, dopo aver attribuito l'opera a Giovanni Bellini e Lorenzo Lotto, sembra ormai concorde nell'identificare Giorgione come autore. La Madonna del Granduca è una delle opere simbolo di Palazzo Pitti. È entrata nelle collezioni per esplicita volontà di Ferdinando III, il quale, pur in esilio a Vienna, ne ordinò l'acquisto nel 1799. La splendida Madonna è in piedi a tre quarti di figura, tiene in braccio Gesù bambino e si staglia contro un compatto fondo nero. Principe colto e raffinato mecenate, Ippolito morì improvvisamente, si sospettò il veleno, nel 1535 nel palazzo della sua amata Giulia Gonzaga. Questo ritratto fu commissionato dallo stesso Ippolito mentre si trovava di ritorno da una spedizione vittoriosa contro i turchi in Ungheria. Indossa infatti il costume all'ungaresca che copre la corazza e tiene in mano, nella mano destra, una mazza ferrata e nella sinistra una spada. Il cappello è adorno di tre piume fissate con un fermaglio decorato con una stella cometa e con un motto allusivo al suo amore per Giulia Gonzaga. L'eccezionalità di quest'opera, riconosciuta fin dalle fonti contemporanee, consiste non solo nel soggetto, che raffigura Cupido addormentato, ma soprattutto nell'elaborata esecuzione pittorica. Caravaggio trasforma il simbolo classico della bellezza e della grazia in un'immagine impietosamente realistica, tutto sottolineato da un gioco magistrale di luci e ombre. Grazie al fascino misterioso della bellissima protagonista, questo è uno dei dipinti simbolo della Galleria Palatina. La cruenta drammaticità del tema qui è annullata dal raffinato distacco con cui sono presentati i protagonisti, legati strettamente alla vita del pittore. Giuditta è infatti il ritratto dell'amante di Cristofano, la mazzafirra. Abra invece è il ritratto della madre di lei, mentre la testa tagliata di Oloferne è l'autoritratto del pittore. Il dipinto riscosse molto successo e furono richieste al pittore varie repliche. L'opera racchiude un'allegoria della guerra dei Trent'anni scoppiata nel 1618, che all'epoca del dipinto dilaniava l'Europa. Marte, dio della guerra, è strappato dalle braccia di Venere e trascinato dalle furie. Calpesta e travolge le arti, mentre la figura tragica dell'Europa alza disperata le braccia al cielo. L'enfasi barocca del dipinto colpisce con efficacia immediata i sensi dello spettatore.
Van Dyck inaugura in quest'opera la raffinatissima scelta cromatica del ritratto di parata, che sarà codificata nella sua produzione successiva e che qui gioca con una sola tinta. Il rosso cardinalizio è proposto in una ricchissima gamma di sfumature, elaborate con raffinatezza magistrale. La pittura di Van Dyck riesce a cogliere con straordinaria intensità la personalità aristocratica del cardinale. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!